Parliamo del senso del tatto. Il senso del tatto normalmente viene abbinato a qualcosa che si tocca con le mani o con la nostra pelle, come in questo caso la tazzina di caffè. Però il senso del tatto è applicabile anche alla nostra cavità orale, alle mucose che ci sono contenute, la lingua, eccetera. Perché è importante il senso del tatto? Il senso del tatto non ci dice se un caffè sia buono o se sia cattivo, ci dice semplicemente da un punto di vista di percezione del calore se la temperatura della tazzina e del liquido che vi è contenuto è eccessivamente calda oppure troppo fredda. Calda è importante perché, sapendo che circa la soglia della tolleranza del calore è all'intorno dei 60 gradi, ci dice se andiamo a bruciarci quando andiamo ad inserire il caffè all'interno della nostra bocca. Quindi il percepire la tazzina e il liquido che vi è contenuto da un punto di vista tattile relativamente al calore è molto importante per non farci male. Ma è anche importante per quello che riguarda il caffè, nel senso di estrazione. Cosa significa questo? Beh, significa che se la tazzina fosse troppo calda, oltre ad averci creato danni eventuali nel momento in cui andiamo ad inserirla appunto nella nostra bocca, il liquido, cioè l'estrazione, avrebbe sicuramente dei danni causati dall'eccessiva temperatura e quasi sicuramente diventerebbe più amaro. Nel caso inverso, se la temperatura fosse troppo bassa e quindi fredda, creerebbe dei grandi problemi a che cosa? Alla crema. E quindi la crema, se la temperatura è fuori troppo bassa, tende a conformarsi in maniera negativa e a sperdersi molto rapidamente. Nell'altro caso, nel quale fosse troppo elevata la temperatura, andrebbe a bruciarsi immancabilmente. Quindi non abbiamo un parametro relativo alla bontà del caffè ottenuto, ma sicuramente un parametro relativo a ciò che potrà essere, sì, importante. Oltre al fatto che la tazzina la si può toccare, quindi il discorso relativo alla temperatura tramite il tatto, l'altra parte importante della definizione tattile è appunto data dalle mucose. In questo caso possiamo avere tre elementi di distinzione che andremo un attimino ad esaminare volta per volta. Il primo è il corpo. Il corpo non è né buono né cattivo. Il corpo è un'entità che si misura, quindi poco, medio, troppo, tanto, che dir si voglia. Che cos'è il corpo? Il corpo è la percezione di viscosità, di densità del liquido. Un esempio molto semplice: un bicchiere d'acqua, una tazza di cioccolato denso. Quindi l'acqua non la si mastica, il cioccolato, la tazza di cioccolata densa si può anche masticare. Quindi se vogliamo utilizzare un verbo che ci dà un po' il compendio di che significa corposità, potremmo utilizzare il verbo masticare. Nel momento in cui noi possiamo, abbiamo la percezione di masticabilità del caffè, automaticamente lo stesso ha una corposità più o meno importante. E sappiamo, ne abbiamo già parlato, che la corposità è un elemento importante appunto e anche al quale si dà notevole peso nell'ambito dei caffè che si vanno a bere e a preparare. L'altra parte, che è legata a una fase successiva, è la persistenza. Attenzione, la persistenza non è collegabile esclusivamente al senso del tatto. In realtà si lega anche sia all'olfatto che anche al gusto. In quanto si parla di persistenza retroolfattiva o retrogustativa, quindi la fase finale di ciò che sarà il nostro assaggio. Però la persistenza intesa nel suo essere significa soltanto una misurazione, è un'entità di misura di che cosa? Una lunghezza temporale per la quale io riesco a percepire ciò che saranno le caratteristiche sensoriali, gustative, olfattive, buone o cattive che siano. Per cui la persistenza non è per antonomasia né buona né cattiva, esattamente come il corpo, potrà essere più o meno lunga e ovviamente a seconda di ciò che sarà la definizione olfattiva, gustativa, retrogustativa e i conseguenti aromi, sarà un aggravante oppure un qualcosa che accelererà in senso positivo la definizione finale. Mi spiego meglio.
Se un caffè fosse molto persistente, ma anche cattivo, è chiaro che è un elemento negativo. Se un caffè fosse molto persistente ed eccezionalmente buono, è evidente che gli dà un valore maggiore a ciò che è il risultato finale. Il terzo elemento tattile che possiamo trovare nell'ambito dell'analisi sensoriale è dato da un qualcosa di negativo, questo sì, cioè la stringenza. Che cos'è la stringenza? Spesso viene scambiata con un gusto, fondamentalmente con il gusto dell'acido. In parole molto semplici, la stringenza non è un'espressione né gustativa, né aromatica, né di alcun'altra categoria. È semplicemente la capacità che noi abbiamo all'interno della nostra cavità orale di lubrificarci le mucose attraverso la saliva. Nel momento in cui la salivazione viene ad essere inferiore fino ad annullarsi completamente, le nostre mucose, che non sono più inumidite dalla saliva appunto, tendono ad astringersi, tendono quindi ad essere secca. Potremmo dire secchezza delle fauci, tanto per dare un esempio un pochino più ridicolo, però sì, in realtà è vero. Esempio classico anche in questo caso, un frutto o un cacco che non sia maturo. Quindi la salivazione ci viene completamente a mancare e le nostre mucose non più lubrificate appunto tendono ad essere rugose, ad astringersi appunto. Quindi un elemento negativo. Un elemento negativo che potremmo tranquillamente già anticipare si associa sempre quando abbiamo nel caffè delle percezioni di legnosità. Oppure un qualcosa che sia legato al mondo del verde, al mondo quindi delle piante. Se ci pensate, provateci, provate a masticare molto semplicemente uno stuzzicadente e vedrete che automaticamente la salivazione incomincia a scendere, a diminuire, fino a quasi ad annullarsi e quindi la stringenza è più o meno evidente a seconda di quanto la salivazione appunto viene a mancare nel tempo.